Ciao a tutti, eccoci qua ancora una volta. Io oggi voglio farvi partecipi dal mio progetto tenerissimo che è il nostro baby, il nostro neonato pistillo o bocciolo, chiamate come volete. Qua ho fatto già dei petali per rose, ma potete fare i petali per un'altra tipologia di fiori come preferiti. E qui vado a creare la mia rosa attorno al mio pistillo, il mio neonato, ok? È un progetto bellissimo che è per un topper di una torta. Se dovete creare con la porcellana, ricordatevi di isolare questo fiore dal contatto con la parte commestibile, ok? Se non, potete fare anche con la pasta di zucchero che il risultato è uguale, ragazzi. La differenza è che questo qua possiamo tenere per tutta la vita essendo in pasta di mais. Qui semplicemente vado a passare sulla base dei miei petali un pochino di colla, essendo che sono già i pezzi asciutti. Sì, sono nati come i petali, ok? Sono già asciutti, quindi passo un pochino di colla e sovrappongo i petali attorno al mio pistillo, il mio bocciolo, che è il mio neonato. È importantissimo che siano asciutti, ok? Per fare questo lavoro qua. Quindi questi petali ho fatto in precedenza, ho fatto asciugare su un cucchiaino per avere già questa forma un po' concava, come se fosse un lettino, no? Per mettere attorno al nostro bambino, al nostro baby, al nostro neonato. Spero vi faccia piacere di partecipare a questo mio tenero progetto. E ricordatevi che siete tutti benvenuti qua sul mio canale. Se non sei ancora iscritto, iscriviti e lascia il tuo like. Facendo così mi incentivate a continuare a farvi vedere quello che sto realizzando, ok? A farvi nuovi tutorial, nuovi video qua per voi. E lasciate anche un commento che sarò felicissima in rispondervi. E continuiamo con il nostro secondo giro di petalo, sempre sovrapponendo, guardate qua, tra un petalo e l'altro, facciamo il nostro secondo giro, mettendo sempre la colla sulla base di ogni petalo, ok? E premendo un pochino per farlo fissare bene, essendo che sono già asciutti. Molto, molto semplice così, però è di effetto, è bellissimo. Qui ho fatto bianco perché dà quella sensazione di purezza, no? Come posso spiegarvi? Ma potete fare nei colori che preferite, se è per una torta di un maschietto, fate azzurro, celeste, verde, giallo, come volete. O se è per una femminuccia, rosa, lilla. Ragazzi, possiamo sbizzarrire. Qua sto dando l'idea del mio progetto che è un topper per una torta, ma potete creare anche con un estello, come un soprammobile, come bomboniere, come regalino per una mamma che è incinta, una vostra amica. Fate come volete, ok? Qua facciamo semplicemente la sovrapposizione dei petali, facciamo il secondo giro, un terzo giro, ok? E mano a mano che create, che incollate questi petali, vedete la misura che preferite. Se arrivate già a un punto che vi piace, fermateli lì e è pronto. Dopo create la seppola e il gioco è fatto, ok? Ecco qua, tra un petalo e l'altro facciamo il terzo giro dei nostri petali. Semplice così. Ecco qua il risultato, guardate come è tenero, bellissimo. Ho creato anche dei boccioli su un filo di ferro numero 26 con delle foglioline tutto bianco e facciamo un gioco più o meno così, ok? Una composizione più o meno così da mettere sulla torta. Che ne dite? Che ne pensate di questo progetto? Fatemi sapere se vi piace, non dimenticate di lasciare il vostro like, attivare la campanella così sarete notificati di nuovi tutorial qua per voi. Un bacione nel vostro cuore, che Dio vi benedica. Facciamo asciugare questo nostro top dentro una coppa, così guadagna la forma giusta, ok? Essendo che la colla è ancora fresca, quindi facciamo seccare la colla così, in questa posizione. Un bacione, ragazzi, ciao ciao, al prossimo tutorial. Che Dio vi benedica. Ciao!